Tonello, tu hai seguito il film, sei andato a presentarlo in qualche città? Prendimi. Sono andata a New York, al Lincoln Center, sono stato presentato lì e i suoi fan, i primi fan di questo film furono Scorsese e Robert De Niro, che presentarono la serata. E poi sono stata a Cannes. E lì ho un ricordo privato di Franco Cristaldi che posso ricordare, forse lo ricorderete anche voi perché ce l'avete anche voi. Lui era un uomo con un'autorevolezza naturale, ma metteva anche un po' di soggezione, era molto serio. E quando veniva sul set c'era sempre un po' di agitazione, perché lui Cristaldi, tutta un'agitazione nei reparti, insomma, comunque c'era sempre un po' di agitazione. Quindi quando sono andata a Cannes con loro, ero un po' veramente, non ero neanche truccata, non sapevo proprio niente, venivo dal teatro, era il mio primo film, poi mi sono veramente la ragazza che viene dalla campagna, venivo dalla città, ma insomma l'atteggiamento un po' era quello, e fu Noiré che mi disse, questa sera comprati qualcosa, mi fa un po' paternalismo. Comunque l'ho sempre visto con questa serietà, no? Un signore molto serio, un signore del nord molto serio, e quindi non ero mai entrata molto in confidenza con lui, era sempre gentile, un gran signore, ma subito dopo che il film vinse ho visto un altro uomo, ci invitò a cena, te lo ricordo, qui c'è un posto sulla Costa Azzurra dove facevano fare la migliore bouillabaisse della costa, c'era il suo collaboratore Rinaudo, Zeuti, dice io. E io credo di aver visto veramente la felicità di un ragazzino, cioè ho visto un'altra persona improvvisamente, era così felice, così diverso, così alla mano, così gioioso, era spiritoso, prendeva in giro in auto, braccio tutta la sera, però veramente se ho un ricordo di lui è quello. Credo che forse è stata una delle serate più felici della sua vita, si può dire, citando un titolo famoso. Però veramente è stato forse il ricordo privato più bello che ho di quest'uomo, e poi professionalmente si può dire tutto, ma insomma c'è chi lo può dire meglio sicuramente. Insomma avete capito, giovani registi, fate vincere l'Oscar al vostro produttore e lo farete felice. No, vabbè, aveva solo vinto il gran premio della giuria, ancora non aveva vinto l'Oscar. Però era il primo vero risultato dopo una via crucis, perché insomma diciamo, lo film non è che insomma è stato un film perfetto, insomma, adesso se ne parla come del capolavoro, entrerà nella storia del cinema, ma insomma ha avuto un percorso molto sofferto il film. E come ha sofferto Peppuccio, ha sofferto Cristaldi, quindi insomma quello fu il vero primo trionfo che diede ragione alla sua intuizione, quindi era la prima vera affermazione pubblica e il primo riconoscimento importantissimo che quello andava festeggiato. Questo ha cambiato la tua vita, l'Oscar come regista, per gli altri film che successivi? Come regista sì, mi ha cambiato la vita, come persona non credo, perché le mie abitudini, il mio modo di vivere ma sono sempre lo stesso. Però mi ricordo che subito dopo i giornalisti mi chiedevano: hai cambiato l'automobile, hai cambiato l'auto? Non avevo cambiato né automobile, no. Però sarei bugiardo se non dicessi che l'Oscar di Nuovo Città al Paradiso ha poi reso molto più semplice, per quanto semplice possa essere il mestiere del regista, il mio mestiere di regista. No, perché in Francia non si usa questo, ma invece in Italia spesso quando si parla di uno che ha avuto il premio a Hollywood si dice sempre il premio Oscar Tornatore. Pure No, questo in Italia, non pure qua. In Francia non mai. Il fatto che uno ha avuto l'Oscar, però non viene ricordato di volte. Ma ti cambio il cognome, però. Cambi il cognome. Oscar, che è anche un nome Oscar.